Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto questo nuovo video di Control. Allora, Control è uscito l'aggiornamento che lo fa diventare da PS4 un gioco di PS5. Questo aggiornamento, che si parlava già da tanto, è uscito oggi. Io l'ho scaricato e voglio provare qua con voi. Come si vede su PS5, perché questo aggiornamento comprende graficamente più bello, se si può scegliere se prestazioni, qualità grafica e poi questo gioco qui è Control Ultimate, cioè comprende il gioco base con tutti i DLC, gli aggiornamenti, tutto completo. Allora io direi di andare subito per la lingua, cioè mettiamo in italiano per favore. Dimensioni dei sottotitoli facciamo grande anche così anche per voi. Sottotitoli, sì. Ok. Poi eccolo qua. La modalità grafica, prestazioni o grafica, che come potete vedere si gioca a 30 fps con la qualità grafica migliorata. Vediamo come è questa differenza. Allora, io direi di partire con prestazioni. Poi grana della pellicola a me non piace, io la tolgo perché a me non, sinceramente non piace. Poi la musica io direi di abbassarla un po', perché non so se poi YouTube mi dà dei problemi. Allora, io direi di abbassarla abbasserei, non so se tutte, vabbè, facciamo 10, dai, non penso che YouTube mi rompa le palle con 10, però facciamo così, va, non si sa mai. Comunque, effetti sì, dialogo sì, lingua io metterei a posto l'inglese anche per cambiare un po', metterei lo spagnolo così per cambiare, perché no? Ah, ecco, seleziona la musica sotto copyright, seleziona la musica, ah, ecco. Sì, vabbè, facciamo così allora. Controlli, facciamo così. Sensibilità, anche per vedere un attimo cosa c'è di novità su opzioni. Così anche per farla vedere ancora un attimo anche a voi. Ok, basta. Ok, io direi che si può iniziare senza perdere tempo. Sì, si può. Adesso lasciamo così. Prestazioni, poi dopo. Io non taglio niente, ragazzi, anche i caricamenti, vediamo, si vede che sono abbastanza veloci. Te aviso, esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita, paisajes o un famoso, como en la peli esa, la de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste, casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala.
pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Ok, si inizia. Allora, questa qua è la modalità prestazione, come potete vedere. Poco però gira a 60, per come dicono, per quello che c'è scritto. Ok, prima di iniziare, ragazzi, tanti pollici in su, date mi piace, date i commenti, così ne possiamo parlare. E iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, perché è molto molto importante per supportarmi e per farmi capire che ci siete, che posso continuare così, ragazzi. E nella descrizione del canale ogni tanto metto anche gli indovinelli, così è una cosa carina, magari se volete rispondere nei commenti, così possiamo fare anche due risate e ne possiamo parlare. Allora, vediamo un po'. Questo gioco io non l'ho mai finito, l'ho provato anche su PC. Passiamo di qua. Ho giocato proprio poco, cioè niente di eccezionale. Qua tutti i documenti, ma tanto io non prendono nulla, perché questo qua è un proviamolo su PS5, perché sta girando su PS5. E la stessa gioco e lo stesso aggiornamento uscirà anche per la Xbox Series X e la per la serie S, però per la serie S giustamente avrà altri settaggi. Allora, vediamo un po', così corriamo. Come ripeto, questo gioco io non l'ho mai finito, non è stato molto apprezzato per quello che io ho letto e sentito. Sinceramente a me non dispiace come gioco, non mi dispiace, magari non è uno di quei giochi, il primo gioco che magari nella mia classifica, ma non mi dispiace sinceramente. Allora, questo qua è prestazione. Adesso io vorrei vedere se metto la qualità grafica anche per le luci, per le ombre, per vedere un attimo la differenza. Allora, io un po' se adesso, ecco qua, anche sul pavimento che c'è un po' di luce, un po' di ombre, vediamo se io metto, vediamo un po'. Ok, grafica, ok, ok, adesso il gioco gira a 30, per giustamente è più pompato, più anche come grafica. Allora, un po', eccolo qua, ecco già qua si vede dai vetri, ecco qua la differenza, come potete vedere si vede, cioè si vede la mia immagine sul vetro. Ecco, se adesso io vado a cambiare di nuovo e metto prestazione, non c'è più niente, come potete vedere. Cioè sì, c'è qualcosina come luci, come ombre, cioè rimane sempre carino da, secondo me carino da vedere, ma non c'è più quella funzione che ci sono anche sulle schede RTX del PC, che adesso sa funziona, c'è anche sulle nuove console. Non saranno, non penso che saranno uguali ai PC di fascia altissima o schede video che costano 3.000 euro, ma non mi dispiace sinceramente. Adesso io sinceramente voglio un attimo grafica, eccolo qua, la differenza c'è, si nota, secondo me è, si può giocare anche senza, cioè si può giocare anche a 60 tranquillamente senza avere queste migliorie grafiche, però a me non dispiace giocarlo anche così, non mi dispiace proprio, secondo me. Adesso andiamo avanti un attimo. Perdona, eres tu, has venido por el trabajo, ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista. Ve por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Acti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir
que vas de mi parte. Si no te contratan, niño Hannon Helvetti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, Humalauta. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. Nueva misión. El conserje Ati es una buena persona. Allora. Dovrei finirlo sto gioco prima o poi. Ok. Però volevo fare una cosa. Audio. Ah, non si può più cambiare, no, niente. Volevo cambiare la lingua. Le cambiano un po', magari un po' spagnolo, un po' francese, per vedere un po' com'è l'impatto. Le cambiano un po' la lingua, però non si può cambiare. Pazienza. Ripeto, come gioco a me non dispiace. Adesso che c'è questo aggiornamento su PS5 che magari te lo godi un po' di più e magari vediamo. Ditemi anche voi ragazzi se può piacere, che vedo che viene seguito, che magari mi dite perché non lo porti in versione PS5, magari io magari lo porterei, se no me lo gioco io per i fatti miei, nessun problema. Tanto prima o poi dovrei finirlo, adesso magari visto che su PS5 te lo godi un po' di più con queste nuove cose, con questi nuovi aggiornamenti, magari potrei anche ho tanti giochi da finire che posso stare anni e anni, ma prima o poi lo farò. Ditemi nei commenti ragazzi cosa ne pensate, perché è molto importante, mi piace parlare anche con voi. Ok. Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano Dylan. Ma vederlo così. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. Diciamo, graficamente non è brutto. Beh, logico che. Beh, io su PC, quando l'ho provato su PC, io l'ho provato con una 2080 Ti. Tutto pompato, 4K, tutto quello che si poteva mettere. E. Era bello anche da vedere. Sicuramente. Però anche qua non mi dispiace. Cioè, non è un gioco brutto da vedere, secondo me. E secondo me non è anche un gioco brutto da giocare. Poi dipende sempre dai gusti, ma. L'arma omicida, in serio? Qua andiamo un po' veloci, ragazzi. Tanto il gioco credo che è quasi al 90%. Sappiamo com'è. Cioè, il 90% di persone so che questo gioco già lo sanno più o meno com'è. Allora, andiamo un po' più veloce. Senza che ci fermiamo. Objetos de poder provocan o son resultado de los SMA sucesos mundiales alterados, intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal, sobrevive a esa ruleta rusa y lo tienes. Ok, allora vediamo un po', anche qua si può vedere anche sul pavimento, sui muri, il coso grafico. Allora vediamo un po'. So che tanti, ma tanti preferiscono comunque i... bene, preferiscono comunque i 60. Che comunque la qualità grafica è giocata a 30 sicuro. Ok, allora qua abbassate, è questa, ho sbagliato io forse, infatti mischia. Ah ok, vediamo un po', ricordiamoci che adesso qua il gioco gira a 30, no, gira a 60. Vabbè, anche un trofeo, vabbè.
Alla fine se il gioco girava, gira a 30 qui. Poi il diciamo che il grilletto per sparare per il nuovo pad della PS5 ha anche delle funzioni che il pad in mano si sentono nel grilletto. Ok, allora qua a 30. Adesso proviamo a giocarlo con prestazione a 60. Ok, questo è 60. Ok, sì, cioè è logico che da 30 a 60. Ok, dove si andava di qua? Non che mi ricordo più, a parte che quando l'ho giocato, ho giocato proprio per poche ore. Dove vai tu? E allora, vediamo un po'. Ah, aspetta, questo è qui. Ok. Viene algo. Una amenaza. Un ataque. El deber del director. Salvar la agencia. ¿Has oído, oído? Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro di aver venuto. Ok, siamo tornati qua. In game. Ufficio. Ah, qua c'è. Sì. Mi ricordo che qua c'è la mappa. Ok. Ok, questo qui è prestazione. Per vedere un attimo anche gli effetti. Non dejes che passi. Non dejes che passi. Dejes que pase. No, dejes que pase. ¿Lo has parado? Has... Gracias. Era horrible. Ok. ¡Aléjate de mí, joder! Questo gioco qui diciamo che è bello e spettacolare anche perché si distrugge tutto. Ok. Andiamo a vedere. Non so se. Non mi ricordo se si passava di qua. La linea diretta. Comunicazione sicura. Ok, adesso io direi. Scusate se faccio così, però bisogna fare anche delle prove. Ok. Questo che c'ha 30, pompato. La linea diretta secondo il morto. Vieni, vieni. Dove sei? Oi. Ok. Cazzo. No, sei lì, sei, vieni. Ah, due. Non c'è problema. Come potete vedere è proprio, cioè, incredibile, tutto si distrugge. Ancora. Ok. Credo che forse qua abbiamo finito. Sì. Penso di sì. Ok. Allora io direi che ci mettiamo qua. No, ci mettiamo qua che c'è un po' più luce. Ok. Così. Ci fermiamo così. Ok. Ragazzi, io direi che è inutile portare il video troppo lungo. Dato il gioco sappiamo com'è.
qua su PS5 va migliorato, ma il gioco rimane quello. E direi che il video può finire qui. Ditemi la vostra nei commenti, che mi fa piacere, così ne possiamo parlare. Il gioco, ti ripeto, a me non dispiace come gioco, ma anche quando era già su PS4 o quando l'avevo provato su PC, a me il gioco non dispiace, è molto molto carino. Qua su PS5, anche qua non mi dispiace, gira abbastanza bene, anche l'impatto grafico non mi dispiace, ma appunto comunque gli va anche a gusti. E ditemi la vostra, ragazzi, ci vediamo prossimamente qua sempre nel canale, non mancate. Un abbraccio sempre a tutti, come sempre, alla prossima, ciao ciao.